Giornata aquilana per il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che per la seconda volta ha fatto tappa nel capoluogo. Accompagnati dai consiglieri comunali del gruppo consigliere Noi con Salvini, il più numeroso dopo quello del PD, l'europarlamentare leghista ha fatto tappa prima a Paganica, la frazione più popolosa dell'Aquilano e tra le più danneggiate dal sisma, e poi in centro storico, dove ha potuto visionare di persona lo stato dell'arte della ricostruzione e incontrare i rappresentanti del commercio. La famosa zona franca di cui si parlava allora non ne ha potuto soffrire nessuno perché non si è prodotto reddito, quindi certo. Poi il doppio shock, prima il terremoto, poi la crisi del 2011, la gente sta stremata, non ce la fa più. Tante volte si prova a remare e contro c'hai un muro, no? Vabbè, proviamo a tirare due testate sul muro, dai. Questi due o tre punti, se vi impegnate, secondo me ne vale la pena per vi dare una speranza. Anche domani. Anche domani. Qualche contestazione messa in scena da un gruppo di ragazzi, ma tutto è fortunatamente filato liscio con il leader della Lega che non ha risposto alle provocazioni. Oggi vorrei sorridere perché ho incontrato tantissime persone per bene, ho incontrato parroci, ho incontrato mamme, ho incontrato insegnanti, ho incontrato artigiani. È una vergogna che dall'inizio di quest'anno non lavorino per la ricostruzione gli artigiani dell'Aquila perché qualcuno a Roma o in comune ha deciso di privilegiare le grandi aziende che arrivano da altre parti. Secondo me l'Aquila deve essere ricostruita con il lavoro della gente dell'Aquila. Non riesco a sorridere perché è indegno di un paese civile che a 7 anni da un terremoto ci sia ancora gente che vive fuori di casa, studenti che vanno a studiare nei moduli abitativi, negozi che non riapriranno mai, e qua qualcuno si preoccupa di chi arriva. Ora io mi incazzo come una bestia per il fatto che ci siano aquilani o emiliani fuori di casa loro dopo anni dal terremoto e ci sia tutto per chi sbarca domani mattina a Lampedusa. Sindaco Salente, ieri è tornata nuovamente di attualità questa polemica lanciata da Bertolaso sui crolli dei balconi dei progetti case, e lei ha detto senza nascondere, insomma, che ha detto una bugia, che è un bugiardo. Quei balconi sono stati fatti con un errore vero, progettuale, cioè la reazione tecnica. So di legno, il legno non era granché, era un legno non stagionato, non verificato, ma passa questa cosa. Il problema però è un altro, che lì non è stata fatta l'impermeabilizzazione, cioè un errore gravissimo su 800 balconi. Allora la manutenzione, noi facciamo manutenzione ordinaria, non straordinaria, lì si trattava, sapendolo, perché ci si è accorti dopo, perché erano tutti chiusi, no? Chi può pensare, no? Si trattava di smantellare tutte le coperture, rimpermeabilizzarle, eccetera, eccetera, con una spesa 5.000 euro, 3.000 euro a balcone, 3x8, 24, cioè è una cosa, cioè è stato fatto male. Allora una persona, Bertolaso, dovrebbe dire: io ho fatto il progetto casa, no? Ma hanno sbagliato i tecnici, sono stato a tradire. Io quante volte ho detto di fare questa cosa, l'hanno fatta male. Perché? Perché c'è il decisore, lui, poi c'erano i suoi sottoposti, i quali hanno i sottoposti, è una piramide decisionale. Assumiti la responsabilità, lo fai io sindaco a Roma, andando a dire ogni volta: ma non sono stato io. Far uscire il piano di protezione civile dai cassetti e dagli uffici del comune dell'Aquila, anche se da tempo è online sul sito dell'ente, e far conoscere alla popolazione regole e comportamenti da adottare in caso di emergenza. È il senso del progetto avviato da comune, protezione civile, associazioni e scuole, che partirà proprio in questi giorni, dove studenti e insegnanti incontreranno esperti e tecnici e unità citofine di protezione civile. Il secondo step, che partirà a maggio, è quello che porterà la protezione civile ad incontrare la cittadinanza nei consigli di partecipazione, dove i residenti dei quartieri e delle frazioni potranno acquisire conoscenze e metodi per reagire prontamente in caso di calamità. Il secondo step, che partirà a maggio, è quello che porterà la protezione civile ad incontrare i cittadini nei consigli di partecipazione, dove i residenti dei quartieri e delle frazioni potranno acquisire conoscenze e metodi per reagire prontamente in caso di calamità.
di sapere che nelle scuole vengono formate quelle che sono le generazioni del futuro, e quindi proprio dalle scuole primarie noi abbiamo voluto incominciare, partendo da un percorso che si articolerà in tre step. Il primo appunto sarà in questi giorni, che riguarda questa divulgazione delle attività relative al terremoto, e ci sarà quindi proprio una parte divulgativa con un filmato che ci è stata concessa la possibilità di utilizzarlo, questo civilino, da parte della regione Umbria, e che appunto poi prevederà invece anche una fase interattiva con i nostri nuclei cinofili, che daranno appunto un saggio di quelle che sono le loro capacità proprio all'esterno dell'auditorium del parco. L'Aquila stecca ancora, il discorso salvezza si complica. La squadra di Carlo Perrone esce sconfitta 3-2 anche nello scontro diretto di Prato, subendo l'aggancio in classifica proprio dei Lanieri. La vittoria oramai manca da 7 partite ed è la quarta trasferta consecutiva nella quale l'Aquila torna a casa senza punti. Invertire la rotta è fondamentale per centrare la salvezza diretta, e per farlo è necessario limitare il numero spropositato di errori commessi tanto in difesa quanto in attacco. Basti vedere come dopo 7 minuti Pesoli, non al massimo della condizione, sbagli il rinvio, agevolando il vantaggio del Prato con la botta ravvicinata di Benucci su assist di Corvesi, una conclusione che non dà scampo a Scotti. Con Maccarrone out per squalifica e Milicevic infortunato, Perrone fa debuttare Chirieletti e sceglie De Sousa al posto di Perna. L'Aquila troverebbe il pari con Benzaia, ma Viotti di Tivoli annulla per un fuorigioco che le immagini dicono non esserci. Poi inizia la fiera dell'errore nei pressi della porta dell'estremo di Casa Rossi, graziato da San Domenico che scheggia il palo. Poi il furetto partenopeo prova a saltare Rossi, che con un guizzo gli soffia il pallone. Quindi De Sousa, tu per tu col portiere toscano, anziché servire per il comodo 1-1 San Domenico, conclude in prima persona e sbaglia. Nel finale di tempo ancora San Domenico fa tutto bene fino al momento del tiro, quando viene murato dall'estremo Laniero. Troppi sbagli che l'Aquila paga ad inizio di ripresa, quando Perrone effettua un doppio cambio, fuori Pesoli e De Francesco, dentro un altro debuttante come Bruno e Triarico. Ma il Prato raddoppia al sesto sugli sviluppi di un corner. Capitan Ghinassi, benché trattenuto in tuffo, riesce a incornare. Scotti si fa sorprendere ed è 2-0 Prato. Neanche il tempo di smaltire la seconda botta che l'Aquila incassa anche il tris. Al decimo, Ogunseye, inserito dopo l'intervallo al posto di Regolanti, sfrutta le praterie lasciate dall'Aquila. Salta Scotti e fa 3-0. La partita sembra finita, ma toccato il fondo l'Aquila si ridesta e al 19° va a segno con la pantera De Sousa, che di testa corregge il traversone di Chirieletti e mette la palla all'incrocio. 3-1. Perrone gioca anche la carta di Mercurio al posto di Boulevardi, ed è ancora Chirieletti il protagonista di un assist, stavolta involontario, ma comunque efficace, per San Domenico, che fa centro a 10 minuti dalla fine. All'86° Bruno stende così Gaiola in area di rigore, penalty che Gabbianelli calcia alle stelle. Nei minuti finali l'Aquila ci prova, ma vanamente. La sconfitta si materializza ed ora squadra in ritiro. Nelle ultime 4 gare, con 3 scontri diretti, non sono più ammessi passi falsi. Con una prova non spettacolare ma molto concreta, l'Avezzano conquista 3 punti d'oro contro la Folgore Veregra, mettendo una seria ipoteca sulla permanenza in Serie D. Al De Marsi, gara a due facce, con un primo tempo di marca ospite ed una ripresa tutta dell'Avezzano, con un avvio di secondo tempo micidiale che ha permesso ai biancoverdi marsicani di chiudere la pratica in 12 minuti grazie alle reti di Censori e Menna. L'avvio è equilibrato, con gli ospiti determinati a concedere poco spazio ai padroni di casa, e così lo spettacolo a risentirne, con il gioco che ristagna soprattutto nella zona di centrocampo e con i due portieri praticamente inoperosi fino al 19° minuto, quando c'è un'occasionissima che capita sui piedi di Pedalino, che conclude quasi a botta sicura, trovando l'ottima respinta di Davino, che poi sul proseguimento dell'azione para a terra anche il tiro ravvicinato dell'avanti ospite. La Folgore più propositiva è al 29° è Gentile a mirare dai 22 metri l'angolino, concludendo però a lato, e la formazione di Fabrizio Grilli a fare la partita e a sfiorare ancora il vantaggio al 39°, sempre con Pedalino che dalla distanza cerca di piazzare la sfera, che finisce di un soffio al lato della porta difesa da Davino.
I minuti finali del primo tempo vedono poi al 45esimo le proteste ospiti con una caduta a terra in area marsicana di Padovani con Meocci di Siena, che lascia però proseguire. Inizio di ripresa scoppiettante con il gran gol al terzo minuto di Censori, che mette il pallone all'incrocio dei pali per l'1-0. Gli ospiti non ci stanno e al quinto è ancora Davino a dire no a Pedalino prima del salvataggio quasi sulla linea di Tabacco. Ancora folgore minacciosa al settimo minuto, ma la concretezza e la dote migliore dell'Avezzano di oggi, e così al quarto d'ora arriva il raddoppio di Menna realizzato in mischia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per la folgore Veregra è un colpo pesantissimo dopo un buon primo tempo. I biancoverdi, spinti da tifosi della Nord, continuano ad attaccare e sfiorano il tris al 22esimo con un tiro di poco alto di Pollino. I marchigiani tentano il tutto per tutto e vanno ad un passo dal 2-1 con Davino, che dice no anche ad un colpo di testa ravvicinato del neoentrato Cico al 31esimo grazie anche alla collaborazione del palo. Il finale vede al 41esimo l'espulsione di Censori per una frase irriguardosa verso la terra arbitrale, e poi la festa marsicana per la conquista di una vittoria che ha il sapore della salvezza anticipata. Per i marchigiani ci sarà invece ancora da soffrire. I due passi falsi registrati nella precedente domenica dal Chieti e dalla Miternina hanno spento le residue speranze per le compagini abruzzesi di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per la coriacea squadra aquilana nata nel 1972 si profila il ritorno nell'eccellenza abruzzese, mentre per i teatini sarà necessario iniziare a programmare con tempismo il futuro calcistico. La cronaca evidenzia l'irruenza dei neroverdi che al quarto siglano il vantaggio grazie all'incornata di Dos Santos sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Salutare avvio dei neroverdi che profittano del ricorrente appannamento degli ospiti, che non presidiano le zone degli avversari, che raddoppiano il vantaggio con un'azione dialogata e finalizzata da Riccucci. Aquilani in ginocchio, che con ogni sforzo cercano di equilibrare il gioco ed aggiustare la disposizione tattica, ma i padroni di casa hanno vita facile nell'insistere nella penetrazione e al 30esimo è ancora mossa facile per i teatini. Comini sigla in scioltezza la terza rete. La Miternina non azzera la propria combattività, che l'ha sempre contraddistinta, e così auspice la ricorrente distrazione del Chieti nel presidiare gli spazi difensivi, si crea la possibilità per infilare la rete neroverde colpendo un palo con torbidone al 44esimo. Il signor Francesco Foresta, sereno e lineare nell'evidenziare le infrazioni, fischia la fine della metà della gara, che riprende senza alcuna sostituzione, con il Chieti ordinato nell'amministrare il cospicuo vantaggio e la Miternina volenterosa ma piuttosto spuntata. Prima sostituzione dell'incontro al 17esimo, negli spogliatoi Sbardella, al suo posto il neroverde De Queroz. Al 25esimo un'occasione per gli aquiliani, ma Torbidone non intuisce ed è appannato nella finalizzazione. Chieti in velocità studiata al 37esimo, calcio di punizione che sorprende le postazioni difensive dei giallorossi, a sorpresa destabilizzati ma non infilati per la quarta volta. La curva Volpi, in attesa dei 3 minuti di recupero, tira fuori l'incitamento per sostenere il convincente successo degli uomini di Marino, bravi nel gioco palla a terra, meno la squadra di Di Felice, la cui gara è stata inficiata dai consueti errori.